Si torna a parlare delle funzioni di Gmail, andando a scoprire come utilizzare le mailing list, vale a dire un gruppo formato da più email a cui inviare facilmente lo stesso messaggio. In questo caso può essere utile anche utilizzare i modelli di Gmail. Se non sai di cosa sto parlando, trovi il mio vecchio tutorial qui sotto in descrizione. Ma allora, siete pronti? Sigla! È tempo di iniziare. Da un qualsiasi browser andiamo su Google e, controllando di aver fatto l'accesso con il nostro account, andiamo a cercare contatti. Premiamo sul primo risultato ed entreremo nella lista dei nostri contatti, dove troveremo sia quelli che abbiamo salvato dallo smartphone che quelli che abbiamo inserito eventualmente dal computer. Possiamo comunque inserirne di nuovi in qualsiasi momento premendo su Crea contatto. Utilizzando la classica procedura, inseriamo il nome, eventualmente un cognome, l'indirizzo email e, se vogliamo, altri dati, come il telefono o le note. E ricordiamoci di premere su Salva. Il contatto verrà aggiunto nella rubrica in ordine alfabetico, proprio come succede su smartphone, dato che l'email che utilizziamo è proprio la stessa e i servizi di Google, come sappiamo, sono tutti collegati. Per creare le nostre mailing list e mandare così la stessa email a tutte le persone all'interno del gruppo, andiamo nella sezione etichette a sinistra e premiamo sul più e scegliamo il nome da darle. Allora, io imposterò lavoro. Ora, per aggiungere persone a questa etichetta, non dovrò far altro che andare alla destra del contatto selezionato, andare sui tre puntini e cliccare su lavoro. Aggiungo come esempio le prime 4 persone. E da come potrai vedere, il numero al lato dell'etichetta chiaramente aumenterà. Ora andrò a creare una seconda mailing list e ti mostrerò che un contatto può far parte anche di più etichette. Allora vado a chiamarla aperitivo e inserisco gli ultimi 3. Ed anche Franco, che oltre a essere nel gruppo di lavoro farà parte anche degli aperitivi. Ed ecco qui, 4 e 4. Premendo su ciascun contatto possiamo vedere l'etichetta in cui compare. Nel caso di Franco, in tutte e due. Altro modo per vedere i componenti delle mailing list e modificarli è cliccare direttamente nell'etichetta. Ecco qui, premo su aperitivo ed ecco i 4 componenti, che potrò andare a modificare o eliminare quando voglio. Continuiamo andando a vedere le mailing list all'opera. Andiamo su Gmail e scriviamo una nuova email. Essendo un'email di lavoro, dovrò mandarla a tutta l'etichetta lavoro. Quindi, invece di andare a scrivere ogni contatto singolarmente, scriverò lavoro, dove ci sono 4 membri al loro interno, e premendo su invia, l'email verrà recapitata immediatamente a tutti i componenti. Ed anche questo video è giunto al termine. Se il contenuto ti è sembrato interessante, mettimi un like e, se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale. Io ti aspetto nella prossima guida. Ciao!